Buon giovedì, ben ritrovati con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Fuori fa un caldo bestiale, noi siamo pronti però al fresco per raccontarvi tutto quello che è successo e quello che sarà, perché insomma è iniziata la settimana tricolore, Ganna e la Longo Borghini sono confermati a cronometro, oggi in Belgio a cronometro ha vinto Evenepoel. Siamo in attesa ovviamente della prova su strada in linea che sarà in Puglia, in un tracciato un po' ondulato e particolare, uno di quei tracciati assolutamente da interpretare. Parleremo di questo con uno sguardo ovviamente sul tour. È terminato anche il Giro d'Italia Under 23, lo ha vinto questo ragazzo molto molto interessante, Leo Eider, di cui abbiamo parlato. Poi apriremo anche una finestra sul Giro Donne, non solo, tanti gli argomenti, c'è la rubrica la bici in 200 secondi di Moreno di Labbio, torneremo sul Memorial. Vabbè, adesso ho fatto la puntata, praticamente posso anche mandare la sigla finale, non è giusto che sia così. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060 WhatsApp o SMS, oppure se avete Facebook, se ci state seguendo sui social, eccola qua la pagina e scorrete e c'è la possibilità di seguirci e anche di commentare qualora lo vogliate sotto proprio la nostra diretta, che poi è la stessa diretta che trovate anche nella pagina di TV6, canale 13 del Digitale Terrestre per Abruzzo e Molise. Una buona serata ai nostri ospiti. Ritrovo con piacere e gli do un buon giovedì all'ideatore della trasmissione, Luciano Robottini. Ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Al tuo fianco, con una maglia che insomma è difficile non notare, ritrovo con piacere Moreno Di Biase. Ciao Moreno. Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te, grazie a te. E poi, ospite nella sua Montecatini, chi l'avrebbe mai detto? Ritrovo anche Riccardo Magrini, ciao Riccardo. Buonasera a tutti. A proposito di maglie, sono uscito dalla piscina, facevo il bagnino oggi, ho chiuso il tour. Non il gondoliere? No, il gondoliere, c'è la gondola, però l'ho lasciata a Venezia. Ok, anche perché insomma Montecatini è un po' più complicato. Ovviamente tra un po' avremo con noi anche tanti altri ospiti. Vi ringrazio già da adesso, per chi ci seguirà fatevi ringraziare già da adesso, perché insomma è una seconda volta per lui, però una prima volta veramente completamente da solo. Karim Finotti questa sera sostituisce Maurizio Daguin, regia, che è in ferie. Beato lui, gli facciamo un saluto, chissà, magari si collega, tanto ce l'ha il link per collegarsi. Comunque salutiamo Maurizio, diamo il buon lavoro a Karim Finotti. Noi ci fermiamo per la pubblicità, l'anteprima finisce qua, non cambiate canale, tra poco inizia Velo numero 17. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stack.
and I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Diciassettesimo appuntamento con Velo come ogni giovedì su TV6 canale 13 del Digitale Terrestre per parlare di tutto quello che accade intorno al mondo delle due ruote. Un programma che sembra facile da preparare, ma Karim, insomma, prima sollecitazione, ecco, questo è quello che ci vuole per questo è il ripasso di Luciano prima di andare in onda, giusto qualche appunto. Non si nota. Sì, anche perché gli eventi in questo momento sono devastanti. Tra cronometro, grandi giri, siamo alla vigilia di un Tour de France che sinceramente lo stiamo aspettando con grandissima attenzione perché potrebbe essere uno dei più bei Tour de France della storia, quindi ci sono veramente eventi nel ciclismo sia nazionali che internazionali tutti i giorni e seguirli diventa molto ma molto complicato. Sì, no, per fortuna che noi ci stampiamo gli ordini di arrivo così. Certo, no, questo per dire che poi in realtà prima di andare in onda c'è un lavoro dietro e non è una trasmissione che si prepara in 4 e 4-8, questo è sicuro. Riccardo, come ci avviciniamo a questo Tour de France? Perché insomma adesso gli eventi, ci sono gli impegni tricolore e ovviamente li aspettiamo con pazienza, però prossimo giovedì saremo alla vigilia della partenza dalla Danimarca con il nostro Pippo Ganna, e quindi faccio un gancio tra i campionati italiani e il Tour de France, che insomma vorrebbe mettersela addosso per primo quella maglia gialla, poi non la porterà fino a Parigi, però aspetta che sei muto. Sì. Scusate. Eccoci. No, scusate, ma sai, no. 100 chilometri... 100 chilometri. Si fanno sentire. Picchiano in testa. Sono andato anche a letto oggi pomeriggio per essere in forma stasera, però vedi che qualche cosa non torna. No, certamente la prova a cronometro vinta da Filippo Ganna è così un antipastino per andare a cercare di prendere questa maglia gialla, ma il problema è che non sarà solo lui, i pretendenti al Giro di Francia, come sosteneva appunto Luciano un attimo fa, sarà uno dei tour molto, uno dei più belli, perché ci sono tanti pretendenti per le tappe, per la maglia gialla e per la classifica finale, anche se devo dire che insomma la Slovenia insomma parte già un pochino piuttosto avvantaggiata per la classifica, per l'arrivo a Parigi, ma ci saranno corridori che sicuramente gli daranno del filo da torcere. Tutti noi speriamo
che Filippo con questa maglia bellissima di campione del mondo vinca il prologo a Copenaghen, però Copenaghen ci sono tanti corridori che possono effettivamente insegnarlo. Oggi c'era, eccola qua, te la faccio vedere perché c'era una pagina proprio di Gazzetta dello Sport di oggi, Ganna Triscolore, terzo titolo italiano, e sotto tutti i pretendenti al prologo di Copenaghen, come dici giustamente te, di Copenaghen, da Van Aert, cioè Bisseger, che si conosce molto bene, Kung, Pedersen, Roglic, che poi in realtà potrebbe iniziare già da Copenaghen la lunga rincorsa a Parigi, e un altro italiano come Mattia Cattaneo. Allora, su Mattia ha fatto un secondo posto molto bello, sta andando bene, però insomma con quelli che hai rammentato credo che sia difficile arrivare nei primi sei, però è giusto annoverarlo, perché sai, le cronometro sono fatte un po' strane, ci sono anche degli agenti atmosferici a volte che possono influire. Noi abbiamo delle buone chance con Filippo, quello sicuro, però a me piace non essere così facilone, a noi con Luca anche nelle telecronache a volte creare delle false, cioè ci sono delle possibilità, quelle sicuro, e ce le giochiamo tutte, però non è così facile, bisogna sottolinearlo, certo. Non sarà facile perché Van Aert non credo il tuo Van Aert non credo che sia lì per fare una passeggiata. No. Van der Poel non penso, scusami, Bissinger non penso, visto e considerato che a cronometro va forte, vada lì. Kung, ecco, su Kung magari non lo so, non, è troppo macchinoso, insomma 13 chilometri e mezzo mi sembra. Sì, 13 chilometri e 2, tu dici avrebbe bisogno di una crono più lunga. Secondo me sì, però ecco, diciamo che ci apprestiamo a una partenza al fulmicotone. Poi la seconda tappa, leggevo delle notizie che mi mandano dalla Francia alla regia, perché noi insomma chiaramente come evento per Parigi, ovviamente noi essendo Eurosport emittente di matrice parigina francese, sul Tour de France faremo un sacco di servizi, saremo praticamente anche molto dentro la corsa, certo. Con Wiggins, con Contador, con i servizi anche del dopo corsa, e mi hanno mandato delle notizie riguardanti questo ponte molto particolare che ci sarà nella seconda tappa, dove c'è proprio il vento che la farà da padrona. È una curiosità che i danesi volevano arrivare in una località un pochino più distante dal ponte, e Prudhomme pare che si sia opposto perché spera e ha studiato anche addirittura, questa è una notizia proprio una chicca, e ha studiato proprio il meteo riguardante proprio al vento, perché su questo ponte potrebbe venire fuori il classico sparpaglio e quella sarà la seconda tappa, quindi sarà veramente, cioè le studiano come ben sa anche certo. Luciano, in Francia le studiano proprio a tavolino queste cose, pur di mettere in difficoltà i corridori, quindi sarà sicuramente uno spettacolo. Per rendere un po' più spettacolare la corsa, prima di venire da te Luciano, fammi salutare, perché si è collegato proprio adesso, magari se riesce nel frattempo in cui io lo saluto e lo presento a ruotare il cellulare in maniera orizzontale, eccolo qua, perfetto. C'è stato neanche bisogno di essere troppo specifico. Ben ritrovato a Marino Amadori, commissario tecnico dell'Italia Under 23. Buonasera Marino, ben ritrovato. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te, ti ritroviamo con assoluto piacere. Stavamo parlando delle difficoltà, Luciano, che spesso in Francia studiano a tavolino anche per rendere un po' più spettacolare, più movimentata la corsa. Su questo... A prescindere questo, però volevo ritornare un po' su Mattia Cattaneo che
Tra l'altro l'ho sempre considerato un grande talento del ciclismo italiano, lo conosco da oltre 10 anni addirittura, quando seguivo il ciclismo dilettantistico da molto vicino, lo ricordo come gregario fedele nel mondo dilettantistico di Adriano Malori. Poi è passato, ha avuto le sue difficoltà, però è un ragazzo che già l'anno scorso al Tour de France è andato forte e secondo me potrebbe essere l'uomo classifica per quanto riguarda noi italiani. Sta andando fortissimo, è andato fortissimo nella prova a cronometro del campionato italiano. Io mi auguro addirittura che possa indossare anche la maglia tricolore nella prova di domenica prossima che ci sarà su strada, che ci sarà nelle Puglie, perché è un percorso esigente, lungo, molti chilometri, e farà molto caldo. È un ragazzo che si adatta molto a queste temperature. Perché questo? Perché è un ragazzo che è cresciuto, inizia ad avere la sua età, è cresciuto negli anni molto gradualmente, però effettivamente è un ragazzo di grandissimo spessore, quindi mi auguro che già da domenica possa essere grande protagonista della prova su strada del tricolore, ma soprattutto possa fare un grande Tour de France. Adesso mi verrebbe immediatamente il salto, il gancio, visto che avete parlato di cronometro e si è collegato Marino Amadori, di chiedergli com'è questo Davide Piganzoli. Che dire, è un ragazzo interessante, perché l'anno scorso avevo fatto già da primo anno, aveva già fatto terzo campionato italiano a cronometro, quest'anno si è ripetuto addirittura vincendolo, e poi era già arrivato l'anno scorso decimo in classifica generale al Giro d'Italia dei giovani, quest'anno si è ripetuto anche lì, che è arrivato decimo, quindi è un ragazzo che va bene a cronometro e va bene anche nelle salite lunghe, quindi in prospettiva futura ha tutte quelle caratteristiche che può diventare un buon corridore da corsa tappe. Marino, innanzitutto ti ringraziamo e buonasera. Ascolta, già che abbiamo aperto anche questa piccola parentesi della prova tricolore degli Under 23, c'è da sottolineare una scarsa partenza in questa prova del ciclismo. Ho visto una 20ina di corridori, poco più. Cosa succede? Non sposano più le prove a cronometro i nostri dilettanti? Beh, io penso che fanno del male, perché vedendo quello che abbiamo fatto negli anni scorsi lavorando sulla cronometro, che il Filippo Ganna abbia fatto i bracciali del crono, il Cattaneo stesso, il buon Sobrero, Laffini stesso che ha vinto un europeo, sono tutti ragazzi che hanno lavorato sulla cronometro e adesso sono nel mondo dei professionisti, o chi vince campionati del mondo come Filippo Ganna, oppure gli altri sono tutti protagonisti come Sobrero, che ha vinto anche una tappa, l'ultima tappa del Giro d'Italia. Sì, quest'anno c'era un difetto lotto di iscritti, ma purtroppo per motivi vari alcuni ragazzi come Frigo, per dirti, ha avuto un problema fisico e non è riuscito a essere alla partenza. Sicuramente era un ragazzo che poteva ambire anche alla vittoria, e tanti altri non sono partiti, non capisco il motivo, perché io penso che un campionato italiano sia innanzitutto da onorare, e certe squadre non capisco perché non sono venute alla partenza. Marino, io a volte provo anche a immaginare il perché probabilmente anche per una società dilettantistica fare un investimento su un atleta, soprattutto per il suo mezzo meccanico, perché qui inizia a volerci 10.000 euro per poter affrontare poi con un mezzo tecnico all'altezza poi della prestazione del ragazzo. A volte secondo me è anche un problema di investimenti da parte delle società. No, ti do ragione anche su questo punto, hai pienamente ragione. Però se vogliamo andare un po' guardare un po' fra le righe, noi in Italia abbiamo 13 squadre Continental, e io penso che una squadra Continental almeno debba avere un po' di bicicletta a cronometro per i suoi ragazzi e fargli fare quelle esperienze a cronometro che sono basilari per la loro crescita, perché
togli i ragazzi che sono predisposti per la cronometro, ma anche chi un domani vuol provare a fare la classifica di un grande giro o di una corsa a tappe, la cronometro sai benissimo che ce ne sono tante, ne mettono tante nelle corse a tappe, e quindi si possono giocare anche un piazzamento per pochi secondi grazie anche alla cronometro. Quindi se non la fanno nell'attività giovanile, un domani nel mondo dei professionisti diventa sempre più difficile. Moreno, proprio su questo, visto che te comunque è chiaro che stiamo parlando di un ambiente differente il tuo, però le parole di Marino Madori e anche di Luciano su questo fatto, che poi noi in Italia oggettivamente in questo momento di tutto magari ci possiamo lamentare, tranne che sulla cronometro, lasciando perdere Ganna, Affini, Sombrero, Cattaneo e tanti altri, come mai secondo te poi magari spesso non c'è risposta? Sì, purtroppo è una carenza che negli anni poi i corridori pagheranno, perché io di mio, del mio settore, io mi fermo agli allievi, quando c'è la possibilità comunque mi metto sempre in gioco. L'unica cronometro organizzata in centro Italia da Vincenzo Santoni poco tempo fa, ho mandato comunque i miei allievi a provare la crono, che sensazioni si provano in un'attività del genere. Quindi sicuramente una grave mancanza, bisognerebbe investirci tanto, però come dice Luciano abbiamo carenze comunque le squadre possono avere carenze di materiali, e quindi il discorso alla fine gira sempre intorno a un discorso economico, però bisognerebbe crederci molto di più e investirci. E come te la cavi a cronometro? Ma io a cronometro malissimo. No, faccio fatica, perché comunque ero un velocista, ma non un velocista alla Cipollini, quindi ero un velocista più abituato a stare sulle ruote, quindi poi quando ero da solo nelle prove contro il tempo non era la mia specialità. Oh, Riccardo, giusto per entrare in tema, in tema Tour de France, il grande favorito sulle strade, è vero che erano le strade di casa, è vero che non era una corsa impossibile, però insomma ha detto no, sì, Roglic ha vinto il Delfinato, vi faccio vedere che ci sarebbe da fare i conti con me, con Tadej Pogacar, ecco. Ma Tadej ha avuto una grossa spalla, come una grossa spalla lo vediamo da queste immagini, grazie alla regia l'ha avuta anche Roglic, perché Roglic ha avuto Vingegaard che è stato micidiale. Stasera sei più danese del solito. Perché ti faccio le pronunce giuste, perché sì. Mi rompono, no, perché mi rompano, pronunce... no, ma perché mi rompano le scatole, cioè io non ce la faccio più. Io ho fatto l'Occitania con lo gnegne di turno, che è il nostro amico Andrea Campagna, che lui, devi sapere, ti svelo un retroscena, lui fa lo snooker per Eurosport, sì, che è uno sport anglosassone. Sì, bellissimo, il campione, come si chiama? Rocky O'Sullivan. Bravo O'Sullivan, bravo. Fenomeno pazzesco. Fenomeno, e lui praticamente tutte le volte che noi facciamo, diciamo, pronunciamo qualche cognome un po' italianizzato, perché è una scelta mia e di Luca, che abbiamo sempre preferito italianizzare il cognome, ma come fanno del resto anche all'estero. Non è una cosa che facciamo noi, quindi noi Vingegaard l'abbiamo sempre chiamato Vingegaard. Ora dice no, perché la A doppia in Danimarca si chiama Vingegaard, allora Vingegaard va bene, allora te l'ho detta un po' Copenhagen. Anzi, è Fingegaard. Fingegaard, sì, per essere più precisi, anche te fare ogni netta sera, vabbè, facciamo pure. Comunque, Tadej Pogacar, che anche quello ce lo siamo fatto dire da lui, perché Pogacar, poi c'è, cioè, tutto anche Pogacar, ha fatto numeri in Slovenia divertendosi, e chiaramente questo è il vero valore aggiunto di sto ragazzo. In più ha trovato sto Maika, che è andato fortissimo, erano gli unici due che rimanevano da soli in salita, ha fatto il bello e il cattivo tempo. È vero che c'era Cecco della Tazza, cioè Ciccino, sì, Davane, sì, e sì, Biascino da Siena, cioè, non è che ci fosse
una concorrenza tale da poter fare dei raffronti, però il raffronto è ben fatto vedendo la condizione di questi due ragazzi, cioè soprattutto di Taddei, che sarebbe anche lui da mettere dentro i primi 3-4 della cronometro di Copenaghen, quindi insomma, non è comunque anche questo qui se si presenta con il cavallo. Sì, col cavallo, ma non lo so, perché sai, il cavallo sì, al galoppo può anche far bene, però questa è una bella immagine che hanno trasmesso dalla Slovenia. Sono due raffronti, parametri che sono difficili. Ora io mi auguro, ritornando un discorso un passo avanti, perché noi si parlava del Tour de France e l'ideatore della trasmissione, siccome aveva da fare il discorso su Cattaneo è bravissimo, lo sappiamo da una vita, però comincia a essere datato e tutti gli anni ci aspettiamo qualcosa da lui di importante nella classifica. Io me lo auguro, perché comunque Cattaneo lo seguo da tanto anch'io e mi ha fatto piacere questo secondo posto. Io mi auguro che tu abbia ragione, Luciano, perché sarebbe bello vedere il tricolore anche al Tour de France, e quindi io mi auguro, faccio un passo in avanti, che domenica ai tricolori in Puglia possa vincere un corridore che poi porterà la maglia al Giro di Francia. Ma c'è della paura. Marino, credo che saluto, fra le altre cose, credo che sappia. Ciao, ciao. I motivi, ci sono tanti corridori che hanno paura di ste cazzo di... Oh, mi è scappato, scusate. di Covid, di virus, che condizionano molto l'approccio al Tour de France, che sarà blindato, ci sarà una bolla clamorosa, e tanti corridori, piuttosto che andare a fare il campionato italiano in Puglia, magari ci rinunciano perché hanno paura di prendere il Covid. Questo è una cosa che non va bene, quindi c'è anche questa faccenda qua, ma io mi auguro fondamentalmente che vinca il tricolore, uno che lo porterà al Tour de France. Per dire degli italiani, aggiungerei anche, sono molto, molto convinto che faccia bene Damiano Caruso per la classifica finale, insieme a Cattaneo saranno le nostre bandiere. Ecco, questo Luciano è l'altimetria. Sì, esatto, questa è l'altimetria, Riccardo. Un percorso esigente domenica, sarà anche un grande caldo. Ma chi vincerà questa maglia tricolore, secondo te? Ma allora, mi parlano molto di Masnada. Cioè, i rumors che sento in giro danno Masnada in grandissima condizione. Lui è stato... ha avuto un sacco di problemi quest'anno all'inizio col Covid, insomma, tutte le cose varie. Ora però ha trovato una buona condizione e mi parlano bene di Fausto, quindi staremo a vedere quello che è. Però di sicuro è un percorso molto esigente. Domenica finiranno 30 corridori se lo finiscono. Bettiol? Ma Bettiol, anche Ballerini punta all'italiano. Io ci ho parlato sabato scorso, eravamo a un evento insieme, l'ho visto molto bene, l'ho visto tirato, ha fatto un bel finale di Giro d'Italia, se vi ricordate, è andato molto forte, e mi ha spiegato anche che diceva: ho calcolato male, calcoli sempre male, la condizione ti arriva a volte anche in maniera improvvisa. Lui ha fatto l'ultima settimana esagerato, perché è andato fortissimo, ve lo ricorderete, sempre in fuga, sì, sì, nella tappa del Fedaia, là. Sì, sì. E addirittura si è scoperto più scalatore. Lui, il campionato italiano, a lui ci tiene molto, perché lo ha, diciamo così, in qualche maniera perso. Vinto da Nizzolo, per carità, con tutti i meriti, però insomma lui lo buttò un po' via facendo, se ve lo ricordate, quell'impennatina che gli pareva di aver già vinto, se vi ricordate, in quel frangente. Ci tiene molto, e anche lui è un altro di quelli che potrebbe condizionare. Però il campionato italiano, come ben sapete,
È molto particolare come corsa. Non ci sono le squadre ci sono, ma non ci sono. È un po' una corsa un po' individuale. E il gran caldo la condizionerà molto. Credo che comunque, siccome il percorso è molto esigente, il gran caldo la farà da padrona. Negli ultimi tre giri credo che si decideranno un po' le sorti, anche perché insomma per il chilometraggio è bello, tosto, sì. Quindi credo che poi ci sarà una selezione naturale. Ecco perché vedo bene, anche perché me l'hanno detto anche, non è che mi invento io le cose, però sai, fra corridori ci si capisce subito al volo. Masnada sembra che sia goda di un'ottima condizione, come anche Bettiol, ci sta anche lui, perché insomma lo Svizzera è andato bene, insomma, quindi sai, lo Svizzera come faceva ai tempi nostri, poi ti lascio la parola, come anche Marino, insomma, i giri di Svizzera erano quelli che ti preparavano al campionato italiano, però poi al campionato italiano erano sempre i soliti che vincevano. È un campionato italiano che si addice molto alle tue caratteristiche, perché farà molto caldo, quindi tu migliori prestazioni sportive hai avute oltre i 30 gradi. No, lì parlo di 40. Sì. No, ti volevo dire, Marino, dimmi. Il problema dei corridori di vertice di domenica prossima, appunto, al campionato italiano dei professionisti, e le squadre, come diceva appunto Marino, perché i corridori di vertici italiani corrono con le squadre World Tour e purtroppo verranno alla partenza con 2-3 corridori massimo, quindi diventerà complicato la gestione della corsa per questi qua. Addirittura ho visto l'elenco dei partenti, la Bardiani 16 corridori, dovrebbe. Quindi a questo punto potrebbero anche tatticamente mettere in grossa difficoltà i corridori di vertice. Sì, come tu hai detto, io l'anno scorso al campionato italiano che abbiamo fatto qui a Imola, anche lì andò via una fuga e ci furono dei corridori che li presero proprio nel finale, che non è stata facile neanche chiudere la fuga che c'era in atto. E sicuramente che quest'anno ci saranno delle squadre, uno sicuramente la Bardiani, che proveranno a formare una fuga da lontano per vedere un attimo di inserire dei ragazzi che possono anche tenere per un finale. Io però, da quello che ho visto anche in Slovenia, anche un albanese penso che possa fare bene in un percorso simile, mi sembra che stia pedalando anche bene, anche discretamente veloce, potrebbe essere anche una discreta sorpresa. Prima di andare in pubblicità, poi parleremo ovviamente di Giro Italia Under 23 con Marino Vanoni, un saluto al maestro Moreno, glielo giriamo e gli facciamo la domanda. 237 chilometri con un caldo che metà basta, Moreno, con un tour che incombe per qualcuno, non per tutti, e con squadre, con rappresentanti di squadre molto diverse dal punto di vista quantitativo. Abbiamo visto la Bardiani, 16 corridori, poi chi va con uno, con due, con tre. Come si interpreta poi in realtà un campionato italiano in questi casi? Ma guarda, sicuramente difficile da interpretare, come avete detto, quindi le squadre più numerose, la Bardiani e l'Androni, sì, cercheranno di fare gara, però poi sarà la qualità e la condizione dei corridori, perché con un percorso come quello, con pianura, con pochissima pianura, vediamo l'altimetria, penso che anche poi i corridori di vertice di interesse, se vogliono fare la corsa subito dura dall'inizio, penso che si farà già una bella selezione in partenza. Suspense fino al finale, perché poi non c'è un favorito vero e proprio. Non ho sentito parlare di Ciccone, sinceramente non so la sua condizione attuale, però penso che faccia il tour, quindi non credo che abbia mollato, quindi magari da abruzzese spero che anche Ciccone sarà tra i protagonisti. Anche perché non sarà l'unico, ci sarà anche Dario Cataldo. Noi stiamo per andare in pubblicità, la domanda delle domande prima di andare in pubblicità è per te: 237 chilometri, saranno più o meno 40 gradi, dopo quanti chilometri saresti andato a casa?
Ma, 40 metri? No, no, 100 km l'avrei fatto. 100 km fatto. Via casa, sì, sulla Miraglia. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità. Peraltro stavo pensando, quindi se Marino Amadori andava forte col caldo e te proprio per non vi incontravate mai. Marino era un corridore che dopo il Giro d'Italia andava forte fino a Lombardia, però doveva arrivare le temperature giuste per lui. Lui era un corridore resistente, col caldo aveva le migliori prestazioni. Vinse un Matteotti, lo voglio ricordare perché il pubblico abruzzese se lo ricorda benissimo, un'edizione del Matteotti che fu caldissima anche quell'edizione, non è che ci potevamo sbagliare, però effettivamente Marino era un corridore da... e ci sono nel ciclismo, anche moderno, corridori che si prestano più al fresco, alla fatica, al freddo, alle classiche del nord. E ci sono corridori che non vedono l'ora che parte il Tour de France per dimostrare appunto le loro qualità a queste temperature. Assolutamente, va bene, ci fermiamo per la pubblicità, adesso sì davvero, torniamo tra poco con la seconda parte di Velo. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16.
Seconda parte di Velo per questa sera. Ho visto che insomma un po' l'avevamo sfiorato il tema Under 23, andiamo adesso nel merito del giro che si è concluso con Marino Amadori per chiedere se insomma il prossimo fenomeno, Marino, sarà questo Leo Eider. Vabbè. Non è il solo, perché insomma queste sono le immagini del Fauniera dove ha vinto Van Epvelt, però insomma di questo ragazzo si parla veramente molto molto bene, è stato il dominatore di questa corsa. Sì, ha fatto veramente delle grosse prestazioni e ha vinto facilmente, nel senso veramente ha fatto la tappa di Santa Caterina Valfurio, bravo, ha fatto veramente una prestazione gli ultimi 20 chilometri, veramente aveva una marcia in più in confronto ai loro avversari, si è gestito benissimo, è un ragazzo veramente, essendo un terzo anno, ma quella tappa lì sembrava che fosse quasi telecomandato, anche se non ci sono radioline, sono ragazzi, corrono liberamente, veramente ha corso molto bene, attentamente, si è gestito molto bene e nel finale ha fatto la differenza. Dopo nelle altre tappe praticamente si è gestito molto bene, la squadra solida, anche se l'hanno attaccato fino all'ultimo giorno, veramente è stato un giro molto molto spettacolare e anche molto molto combattuto, il livello non era alto ma anche di più, veramente c'erano 4-5 formazioni che erano attrezzate, essendo anche solo di 5 corridori ogni squadra, ma veramente avevano tanta qualità e sono riusciti a fare la differenza e hanno fatto un bellissimo spettacolo, dico la verità, peccato se vogliamo dire per i nostri italiani, però come ho già detto più di una volta, noi siamo partiti che purtroppo ci mancavano 2-3 elementi, che tanto che tutti lo sappiamo, il Frigo della situazione, il Martinelli e anche il Garofoli, per dirti, sono i tre ragazzi che su quel tipo di percorso che c'era quest'anno al Giro avrebbero fatto sicuramente molto bene, potevano essere là a giocarsi un buon piazzamento. Non c'erano, siamo difesi con questi ragazzi che c'erano, hanno cercato di fare del loro meglio, sicuramente dobbiamo lavorare per migliorarci sicuramente. Io, visto che ho letto anche le dichiarazioni di Marino Amadori rispetto a quelle che erano state quelle di Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale, che possiamo riproporle, ma ne avevamo già parlato la scorsa settimana. Marino Amadori di fatto ha detto: dobbiamo prendere atto che questa è la nostra situazione, la mentalità è sbagliata. Questo era il post di Cassani: gli stranieri apprezzano magari dei percorsi così duri, noi invece ci arrabbiamo solo e di fatto non siamo così competitivi. Ora, visto che Marino Amadori ha sposato questa tesi, come se ne esce da una situazione del genere? Ma no, io non bisogna neanche drammatizzare. Io penso che quest'anno, te l'ho detto, è stato un giro così. C'era questa tappa molto impegnativa e si sapeva, non è che l'hanno presentato la settimana prima. Si sapeva benissimo che c'era questa tappa che per ovvi motivi l'organizzatore doveva partire di lì e doveva arrivare là facendo il percorso che si doveva fare, e quindi era un po' fuori dalle righe, però fuori dalle righe in una corsa a tappe ci può anche stare. Io vado a fare il Tour dell'Avenir, non è che ce ne sono anche là tantissime, però minimo un paio di tappe toste, similari ci sono anche al Tour dell'Avenir, anche se il Tour dell'Avenir è per nazione, è tutto un altro contesto, però se noi vogliamo far crescere i nostri ragazzi dobbiamo cominciare anche a fare di questi percorsi. Che dire che dei nostri ragazzi per farli crescere, io tanto è un po' che ne parla e si dice, dobbiamo cercare di fare un po' più di attività internazionale, a fare questi confronti, perché noi in Italia abbiamo il Giro d'Italia, che abbiamo questo confronto con questi migliori ragazzi che si sono in giro per il mondo,
e devono toccare con mano quello che li aspetta e quello che sono poi quegli avversari che si ritroveranno nel mondo dei professionisti quando passeranno. Quindi è giusto che vedano e che provino con mano questo, e per migliorarsi io penso che se vuoi migliorare ti devi confrontare con i migliori, e io penso che questa sia la strada giusta. Ci vuole un po' di pazienza, però non dobbiamo neanche drammatizzare, perché l'anno scorso abbiamo fatto un terzo posto al Tour dell'Avenir con Zana, 3 anni fa abbiamo fatto un secondo posto al Tour dell'Avenir con Aleotti. Sono tutti ragazzi che stanno già dimostrando qualcosina. Zana quest'anno ha fatto qualcosa di interessante vincendo l'Adriatica Ionica, ma Aleotti in una squadra che per il momento deve fare un certo tipo di lavoro, però sono convinto che è un ragazzo che ha le qualità e le capacità di poter fare un domani anche una classifica in una corsa a tappe. Ci vuole solo pazienza, poi dopo sai, di problematiche ce ne sono un'infinità, come quella che manca una squadra di riferimento italiana dove mettere i nostri, dove i nostri giovani potrebbero avere un po' più di spazio per emergere. Ce ne possono essere tante di cose. Forse Magrini, non so se è della mia stessa idea, però penso che delle problematiche siano anche in questo contesto. Riccardo. No, io credo che il problema degli under 23 non esista. Io credo che il problema esista alla base, cioè quando te senti parlare che gli esordienti fanno le salite forza resistente, a me mi viene l'orchite, scusatemi, ma cioè gli esordienti, gli allievi, cioè sono in pieno sviluppo fisico, e siccome abbiamo fatto i corridori tutti, i risultati da allievo e da esordiente non contavano niente. E neanche, vabbè, noi abbiamo fatto i dilettanti di terza, c'era la terza categoria, passavi con un certo punteggio e andavi e salivi di categoria. Però, come dice Marino, io sono pienamente d'accordo, noi facevamo le esperienze a livello internazionale, ma non solo, neanche internazionale, ci andavamo a confrontare anche con le squadre più forti. C'era una volta c'era la Lombardia, che insomma c'erano corridori in Veneto, andavamo fuori regione quando si parlava di extra regionali. Io mi ricordo il buon Bruno Reverberi, e veniva in Toscana a rompere le scatole con Torelli, con Bertini, si confrontava anche con altre realtà. Qua mi sembra che stiano tutti lì a guardare la vittoria, il numero delle vittorie, e questo secondo me è un male, questo è il vero problema. Il problema è anche ribaltato nelle categorie giovanili, perché ripeto, gli under 23, ha detto bene Zana, Aleotti, ci sono, questo Piganzoli sinceramente me ne aveva parlato Ivan, dicendomi anche parole forti, perché mi aveva detto il nuovo Nibali ce l'ho io, e mi ha fatto il nome di questo ragazzo, cioè loro ci credono molto, quindi le squadre anche di riferimento Marino ci potrebbero anche essere. Noi non possiamo, finché non c'è un aiuto politico, ma politico forte, noi in Italia quelle cifre lì l'imprenditore non le tirerà mai fuori, perché quando arrivi a fare 10 milioni, già 10 milioni non fai niente nel World Tour, e non ci sono gli sponsor per quelle cose, quindi è inutile star lì a pensare al fatto che non ci siano World Tour in Italia. Guarda le World Tour come sono messe nel mondo, sono tutte statali, sono tutte con appoggi statali forti, perché una squadra World Tour, se vuoi fare una squadra World Tour discreta, devi spendere 20 milioni di euro, e in Italia non c'è quella mentalità lì, non c'è un regime fiscale che aiuta questo a livello generale, tutto lo sport, perché noi purtroppo in Italia lo sport è una questione culturale. Ecco perché poi magari fai fatica a trovare gli elementi che ti in contrapposizione agli altri. Ma cioè, se vai in Belgio, cioè, e Venepoel lascia stare, è un fenomeno, però in Belgio, ragazzi, cioè il ciclismo è il primo sport. In Slovenia fanno il salto con gli sci come primo sport, però lo sport lo fomentano, lo aiutano. In Italia, ragazzi, basta guardare quello che succede nelle scuole, è un discorso molto più complesso, e quindi teniamoci buoni
questi ragazzi che fanno un sacco di sacrifici, le società che fanno un sacco di sacrifici, però deve cambiare qualcosa a livello di base, secondo me, perché né giovanissimi, né gli allievi, né gli esordienti, né gli allievi. Io ora sabato andrò a vedere una corsa juniores, voglio vedere che corsa sono in Toscana, a Casciana, tu conosci, c'è il Giro della Valdera, mi hanno detto che c'è una corsa di qualità. Però mi incazzerò sicuramente, perché lo so già che mi incazzo, perché lo so già, perché lo vedo, perché lo sento, perché vedo questa esaltazione, questa ricerca del risultato a tutti i costi. E sono ragazzi di 17 anni, 18 anni, cioè, e bene, Pulpogacar, questa gente qui, sono baciati dalla fortuna, ma non è quella la regola. La regola è come Cattaneo, che ha 31 anni, matura, sta venendo fuori ora, e che magari l'aspettavi anche prima. Scusate, ho parlato troppo. Hai detto tante cose, Riccardo, e ti ringrazio, interessanti, perché sono un assist fantastico, ma veramente fantastico per Moreno. Esatto, per Moreno. Moreno, di tutto questo, cosa possiamo... Allora, di tutto questo discorsi molto interessanti che mi toccano sia per quanto riguarda il mio passato da corridore, e devo dire che mi meraviglio che ci troviamo in questa situazione, ma abbiamo parlato già sappiamo qual è il problema e quale potrebbe essere la soluzione. Mi ricordo gli anni che ero dilettante io, vi ricordate anche voi, fine anni 90, primi anni del 2000. In Italia avevamo i corridori più forti a livello dilettantistico e non facevamo attività internazionale. Ricordo che in quegli anni gli italiani, un anno sì e anche l'altro dopo, vincevamo campionati del mondo e i Giri d'Italia. Il problema è che noi siamo rimasti fermi a quegli anni, e quindi in Italia siamo rimasti come in quegli anni, continuiamo a fare l'attività comunque nazionale. Invece all'estero, con l'avvenire del Pro Tour, squadre Pro Tour, sono stati bravi comunque a curare i giovani, a fare delle squadre satelliti anche continentali che corressero a livello internazionale. Quindi quello che ci mancano, il problema, Moreno, quello che ci mancano sono queste squadre e World Tour, che poi crescono questi ragazzi, hanno la possibilità di fare anche investimenti da 1 milione, 2 milioni di euro sulle categorie dilettantistiche, far crescere questi ragazzi. Adesso in Italia far crescere un dilettante, io ne parlavo in questi giorni e cercavo di confrontarmi anche con Umberto Di Giuseppe, patron dell'ARAN, che è stato quello che negli ultimi 40 anni ha portato e ha sollevato il ciclismo dilettantistico in Italia. Per lui il grosso problema del ciclismo in questi anni è stato le categorie, cioè una volta, come diceva Riccardo, c'era i dilettanti di terza serie, passavi dilettante e tu andavi a correre, avevi una squadra dilettantistica, avevi 4-5 ragazzi e lo portavi. In questo momento no, perché c'è gli under 21, gli under 23, elite. Tu dovresti fare al sud oggi, perché la grossa difficoltà del movimento ciclistico dilettantistico è soprattutto il sud che effettivamente negli ultimi anni ha prodotto anche i grossi campioni italiani, Nibali, Pozzovivo, Di Luca, cioè... Però il sud tutti oggi si trasferiti al nord, perché anche io stesso da abruzzese, sì, però anno sono cresciuti primi anni nelle società dilettantistiche del sud. Io mi ricordo negli anni 80, e tu Amadori te lo ricordi benissimo, in Campania c'erano 4-5 società dilettantistiche, adesso in Abruzzo ce ne sono 1 e mezzo, Puglia finite, Sicilia niente. Perché diceva appunto Umberto che il grosso problema sono state sta rivoluzione delle categorie professional, continental, anche i professionisti. I professionisti una volta erano professionisti, adesso i professionisti sono corridori World Tour, corridori professional, corridori continental, quindi anche il pubblico che segue questo sport, cioè il pubblico della mattina al bar che ci confrontiamo con le problematiche del ciclismo, non capisce più niente. Invece Umberto diceva
sarebbe meglio ritornare al passato, cioè tu sei juniores, passi sei dilettante, così fai recuperare anche degli investimenti nelle società del sud, dove tu oggi in queste regioni fai fatica a tesserare 4-5 under 23. Tu se non hai 4 under 23 non puoi andare a partecipare a una manifestazione. Quindi le società non tessono i ragazzi perché non ci sono, certo, i numeri, non ci sono i ragazzi. Quindi diventa veramente un problema. Diciamo, non se ne viene fuori, quindi le non ha fatto altro che polarizzare su grandi squadre in senso professionistico o comunque su determinate una volta tu eri juniores, passavi dilettante una stagione, due, per regolamento dovevi rimanere nel mondo dilettantistico. Invece adesso un ragazzo 19 anni lo fai passare, dopo un anno e mezzo vince un Tour de France. Cioè è cambiato anche la metodologia di preparazione, ciò che nel ciclismo nostro non succedeva. Se non avevi 25, 26, 27 anni, questo è uno sport di resistenza, quindi uno sport che ha bisogno di maturazione fisica. Invece no, succede che se è talentuoso a 20 anni riesce a vincere, perché poi le nuove metodologie di preparazione hanno veramente sbalordito questo sport, e quindi ci sono di grosse difficoltà. Per quanto riguarda il giro under 23, purtroppo non abbiamo visto grossi talenti, e appunto oggi ci dicono, e io sono d'accordo con Cassani, io sono d'accordo con Amadori, che si dica qui bisogna far fatica, bisogna fargli fare questi sforzi, ma probabilmente abbiamo sbagliato in passato quando si diceva bisogna farli crescere tranquilli, i dilettanti devono, ci vuole il tempo di maturare. Allora abbiamo sbagliato prima, o siamo stati cattivi maestri prima, o non siamo profeti adesso, questo è il problema. A parole, Luciano. Eh? A parole dicevano di farli crescere prima, poi non è così, perché nei dilettanti non stanno lì a guardare. Cioè, il problema vero è il protagonismo delle società, quelle forti, e vogliono vincere, prendono tutti i migliori e li sfondano, e quindi qualcuno passa, e però quando passa professionista poi dopo diventa difficile trovare dei talenti. Il discorso di Umberto, scusa Luciano, è, io lo dico da anni, perché bisogna, però purtroppo non ci puoi far niente, perché è l'Unione Ciclistica Internazionale che ti impone queste regole. Quindi io quando dico bisognerebbe metterci non volevo fare il violento, però a EG bisognerebbe andarci a parlare, e parlare con quelli come Marino, come Cassani, perché il problema è tutto lì. Il problema è tutto lì a EG, che fanno le cose alla cavolo di cane. Scusami, ti voglio fare una domanda, perché poi si dice che questa carenza di risultati dipende molto anche da un'attività di questi ragazzi dilettanti che non hanno un confronto verso l'estero. Ma io ritengo che il ciclismo dilettantistico a livello organizzativo in Italia abbiamo delle manifestazioni veramente di qualità, di grosso spessore. Possibile che noi ciclisti italiani dobbiamo andare all'estero a correre per maturare di più? Dunque, due cose, scusami. Una, non so se oggi vi è sfuggito, parlando dell'UCI, che avete visto che dal prossimo anno hanno liberalizzato il discorso di affrettare i tempi, hanno liberalizzato i rapporti negli juniores, quindi non ci sarà più 52-14 classico, ma sarà rapporto libero dal prossimo anno. In Francia lo stavano già facendo, quindi per dirvi un po' come è cambiato il mondo e l'UCI come si sta evolvendo su questo tasto qui. Già passavano da junior, che già con il 52-14, quindi provate a immaginare già in prossimo futuro come si evolverà il tutto. Poi un'altra cosa, come tu mi hai detto, Luciano, sì, noi in Italia abbiamo dei fior di organizzatori, io non ho detto questo, è che abbiamo delle gare non organizzate, no, io giro un po' per il mondo,
no, bene, benissimo. Il problema è che in Italia ci manca uno, un po' di corse a tappe di un certo livello, che io penso che siano fondamentali. Io ti faccio un discorso, Luciano, intanto noi quando correvamo nelle nostre categorie, anche quando c'era Magrini, quante corse a tappe c'erano in Italia? Che sapete benissimo che per la crescita di un corridore la corsa a tappe sono fondamentali. Se riusciamo a fare 4-5 giorni di corsa a tappe, poi un recupero, poi altri 4-5 giorni dopo 10-15 giorni, come queste squadre che ho detto prima, che erano il Giro d'Italia, che hanno dominato, come quelle che fanno loro, fanno un calendario similare. Io c'ho, abbiamo dei corridori come Frigo, Germani, che corrono in squadre, in squadre di prima fascia. Germani corre al gruppo AMA, Frigo corre all'Israel. Io ho il loro calendario di gare che fanno. La maggior parte sono corse a tappe di 4-5 giorni, corse di un giorno ne fanno ben poche. Ecco, il nostro calendario è a carenza anche di queste, e forse è anche il problema principale, che noi facciamo fatica a crescere i nostri ragazzi. Chiarissimo. Ci siamo per, andare in pubblicità, perché poi salutiamo Marina Amadori e poi parleremo anche del Giro Donne. Però prima di andare in pubblicità, siccome poi magari mi dimentico e non è giusto, c'è una cosa bellissima a proposito di attività che non è giovanile e non è... Moreno, stai facendo tra le tante cose. Intanto è arrivato un messaggio per te: ciao maestro Moreno, sono Maria Franca, mi sono divertita oggi a lezione di ciclismo, soprattutto quando mi sono arrampicata sulle tue spalle e anche quando ti ho rincorso sul prato. Ti voglio tanto bene, ti saluta anche mamma. Ok, saluto Maria Franca e la mamma. Facciamo vedere una locandina, perché voi direte: ma che c'entra adesso? Perché vedete una locandina di un concerto che si terrà, concerto dell'Orchestra Giovanile Europea, che si terrà il prossimo 15 luglio all'Auditorium Italia alle ore 21 ad Atessa. Voi direte: ma perché ci fate vedere una locandina di un concerto? Perché in basso, poi tra poco lo vediamo, il ricavato verrà devoluto alla Commissione Rotary e Sport a favore del progetto Pedalando in Sicurezza, per l'acquisto di bici specifiche destinate ai ragazzi diversamente abili che sono entrati nel tuo mondo, caro Moreno. E vediamo anche un po' di foto che ci hai mandato. Sì, assolutamente, sapete che lavoro con i giovani già da tanto tempo. Io già sto entrando nelle scuole già ormai da 5-6 anni e mi sono reso conto che entrando nelle scuole, purtroppo in ogni classe, in ogni istituto, ci sono dei ragazzi che hanno delle difficoltà. Quindi sono anni che veramente mi si stringe il cuore a cercare di fare un progetto per loro, solo che qui parliamo di possibilità di farlo, perché comunque partiamo dal CIP, che è il Comitato Italiano Paralimpico, dove mi sta dando anche una mano Pierpaolo Addesi, che lo conoscete, ci lavora in Abruzzo con il CIP nel CONI. E quindi sto facendo fare l'adesione alle scuole a questo Comitato Italiano Paralimpico per poi fare l'attività. Però lo scoglio principale comunque era proprio acquistare i mezzi, perché sono dei mezzi speciali e costano, è davvero come le famose biciclette da crono dei professionisti di cui parlavamo, quindi sono dei prezzi veramente altissimi. E qualcuno mi ha notato, per fortuna, perché qui vediamo nel volantino, grazie al presidente Nicola Priori del Rotary Club dell'Alto Sangro di Atessa, insieme a Marco Arruffo, che è un suo collaboratore, hanno sposato il mio progetto, quindi hanno deciso di sponsorizzarmi per l'acquisto di queste biciclette, per farmi fare le attività da settembre nelle scuole, sia ad Atessa che è la loro sede di Rotary, è la media Val di Sangro. E in pochissimo tempo si sono mossi, hanno organizzato questo concerto che ci sarà il 15 luglio e il ricavato avete visto che sarà devoluto per darmi una mano. Quindi finalmente da settembre partirò con i progetti. Posso chiederti un flash brevissimo? Qual è l'impatto proprio emozionale, non tuo ma di dei ragazzi che avrebbero
voglia di, e vedono qualcuno che si avvicina a loro, perché poi in realtà guarda, non puoi capire già la soddisfazione immensa me la davano i bambini, però devo dirti che questi ragazzi veramente speciali, perché li chiamo speciali, non riesco a trasmetterti le emozioni che veramente mi danno, cioè quello che mi dicono. Ho fatto pedalare due ragazze, poi tra l'altro due sorelle, la vediamo qui sulla carrozzina, e quella ragazza a 15 anni è stato tutto il tempo a guardarmi e a dirmi: non credevo che anch'io potessi un giorno pedalare e andare in bicicletta. Cioè, quindi per me è stata non una vittoria, ma penso 100 vittorie e tappe di un Giro d'Italia. Fantastico, fantastico. Luciano, complimenti innanzitutto, Moreno. Prima di salutare Marino, sabato prossimo c'è la prova in linea dei campionati italiani, il favorito secondo te alla prova, ma soprattutto fine mese c'è i Giochi del Mediterraneo. Con quale prospettive ci apprestiamo appunto a questi due eventi che seguiremo con molta attenzione? Dunque, che sabato sicuramente vincerà un italiano, quindi, sì. Quindi qui ci siamo. Sensazione! Per i giochi? No, a parte gli scherzi. Per l'italiano è un percorso non semplice, perché è un percorso ondulato, non durissimo, quindi si presta tante, tante soluzioni. Io mi auguro che abbiamo dei ragazzi che hanno fatto vedere qualcosa di interessante al Giro d'Italia, penso al Busatto, penso al Buratti, penso a Bruttomesso, ecco, per capirci, al Persico della situazione. Spero che uno di questi ragazzi riesca a mettere la maglia da campione italiano. E per invece, per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, andiamo giù con una squadra ben attrezzata, anche lì un percorso semplice per passisti veloci. Ho inserito più che altro dei ragazzi elite, perché ci sono 5 elite e 3 under, e ho in squadra Persico e Pinazzi come velocisti. Se arriviamo in volata possiamo giocarsela con questi due ragazzi, se no sicuramente proveremo una soluzione di forza se riusciamo a sistemare le cose in un certo modo durante la corsa. E vincerà qualcuno che viene dal bacino del Mediterraneo, anche io mi sbilancio. Quello sicuro. grazie a Marino Amadori, grazie per essere stato con noi. Grazie Marino, grazie. Grazie, buona serata. Grazie, ci siamo per fermare per la pubblicità. Intanto fatemi salutare sulla nostra diretta Gaetano Rossi, che ci fa i complimenti per la trasmissione. Dai Senne un caro saluto a tutti, per il tricolore punta come Marino Amadori su albanese. Da Gaetano Rossi è un Maurizio Dagui che scrive un laconico: buona trasmissione. È un buona trasmissione senza faccine, senza niente. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, poi rientriamo e parliamo un po' di Giro d'Italia. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale, per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequensimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Di nuovo insieme, ancora con Velo, fino alle 22.45, tra poco parliamo anche di Giro Donne perché abbiamo in collegamento Giuseppe Rivolta e tra poco salutiamo anche Riccardo perché visto che è a casa, è tornato a casa e quindi lo facciamo andare a divertirsi con gli amici. E, tra poco ti lasciamo libero Riccardo, intanto però Karim mi fai vedere quella foto perché Moreno è stato veramente fenomenale, eccolo qua. Allora si vede un po' con proporzioni un po' particolari per farla entrare nello schermo, poi magari se riusciamo, questa è Maria Franca che ti è salita sulle spalle. Già col bacci grandi. No, vabbè, no. E questo è perché è uscita un po' sproporzionata, sì, poi sì. Proviamo a riproporzionarla, però per intenderci, ecco, questa era brancata praticamente su di te, quindi la salutiamo Maria Franca, anche perché insomma è stato bello il messaggio che ci ha mandato. Posso fare una domanda, Jacopo? Sì. A Moreno? Sì. Una domanda molto semplice, non è... siccome non è la prima volta che Moreno è in trasmissione e ci fa vedere quello che lui fa per questi bambini e credo che sia una cosa molto importante, ma è una domanda molto semplice: se la federazione, non il comitato, il comitato penso che ti dia giusto riconoscimento a quello che fai, ma la Federazione Ciclistica Italiana ti ha mai detto qualcosa? Un bravo, un esempio da seguire, magari da riciclare in altri comitati? È una domanda molto semplice, se puoi rispondere o meno. No, beh, risposta secca è no, perché forse ci danno la possibilità di fare le scuole di ciclismo, ne abbiamo parlato sempre tanto, i comitati cercano di muoversi come possono, però poi a livello nazionale no, riconoscimenti no, e ti ripeto, l'ho sempre detto, si potrebbe fare sempre di più, però poi ognuno, dico sempre ai miei colleghi, ognuno deve fare del meglio in casa propria. È la cosa poi difficile è riunirsi, ma non perché non a volte non vogliamo, però a volte per impegni o per altro è difficile unirsi tutti, però se ognuno cerca di fare bene il proprio lavoro si riesce a crescere bene anche i giovani. Io poi mi voglio riallacciare un attimo al tuo discorso iniziale
delle preparazioni, parlando di esordienti allievi, che sono le mie categorie, e a volte i miei esordienti si lamentano perché comunque non hanno dei programmi e delle tabelle. Dico: ragazzi, siete esordienti, dovete crescere, giocarvi e divertiti. Vi allenate 2-3 volte a settimana, a sensazione, percorsi misti, quindi non c'è l'esasperazione da parte mia, perché la frase che tu hai detto, che i risultati fatti da esordienti ad allievi contano quasi a zero. In questa categoria io mi concentro innanzitutto sulle abilità sia tecniche, ma già solo il fatto di metterli in squadra e farli correre, partendo poi unendoli anche ai bambini, scuola di ciclismo, li faccio anche spesso incontrare, perché comunque la mia è una scuola inclusiva. E poi preparazioni, sì, da allievo iniziamo a fare preparazioni, ma non programmi troppo specifici, perché comunque devono iniziare a capire il metodo di preparazione. Però questo, scusami se ti interrompo, Moreno, è perché la mia domanda era molto semplice in quel senso. Certo, quanti certo. Siete in Italia che fate questo tipo di ragionamento? Due? Guarda, tre. No, beh, allora qualcuno, parlando dell'Abruzzo, di mia regione, i miei colleghi li conosco, non siamo tantissime squadre a livello, diciamo, non siamo tantissime esordienti allievi, però diciamo che bene o male siamo, li conosco e siamo allineati, diciamo, sulla crescita dei ragazzi, abbiamo tutti un po' lo stesso pensiero, che parlando di Pedale Teate, che li conosco benissimo, e crescono i ragazzi come me o come anche altre realtà. Il problema è quando andiamo comunque fuori regione o vengono delle squadre. Guarda, c'è una squadra in particolare in centro Italia, non faccio nomi, ma quando trovo quella squadra iscritta in una gara io mi cancello, perché si presentano in 15 allievi, i più forti allievi del centro Italia, parte la gara. E ti dico solo gli ordini arrivo, nei primi 10 ne hanno 7. Fanno delle gare pazzesche, ma fanno il gioco di squadra. Moreno, il problema è quello che. Ma a parte il gioco di squadra, ma gli allievi, cioè, ho visto allievi fare pronti via una gara in fuga 70 km per vincere una gara. Cioè, ma a cosa serve? Certo. Magari i miei ragazzi si demoralizzano, ma io dico: ragazzi, sono tutte forze sprecate. Quando, certo. quando ci sarà il momento, magari non le avranno. Quindi. Assolutamente. Oh, parliamo un po' di Girodonna, abbiamo in collegamento, l'abbiamo fatto attendere, gli chiediamo perdono. Giuseppe Rivolta, buonasera al telefono. Buonasera a tutti, ciao Magro. Ciao Beppe, ciao caro. Ciao caro, ciao carissimo. Allora. Ti ho sentito fare una domanda molto impegnativa. Come è giusto che sia. Allora, che edizione del Giro Donne ci dobbiamo aspettare? Quello che parte con il prologo da Cagliari, il prossimo tre. Per essere veramente veloce, è la 33esima edizione, quindi voglio dire, no, vabbè, sarà sicuramente un bel giro, come sempre, è l'ultimo partorito, è sempre meglio degli altri. Che te devo dire, è la prima volta dopo 20 anni di giro che vado in Sardegna, quindi questa è la novità in assoluto, quindi è molto bello andare sull'isola e unire un po' la nostra bella Italia. Sì, partenza quindi da Cagliari per arrivare poi. Quindi non è stato fatto con finalità turistiche. Beh, insomma, abbiamo pensato che magari quando saremo a Cala Golone alle 6 del mattino potremmo anche fare il bagno, però. Beh, sì. Questo lo vediamo poi. Non è escluso, insomma. Ecco, Giuseppe, noi settimana scorsa era qui con noi Giuseppe Lanzoni, abbiamo parlato della crescita esponenziale del movimento ciclistico femminile. La mia grande disperazione, Beppe Lanzoni, la mia grande disperazione. Chissà se ci ascolta e sta sentendo. Il mitico direttore sportivo. Chissà se ci ascolta e sta sentendo. Diciamo della crescita esponenziale del movimento femminile e di questo Giro d'Italia. Poi in realtà concettualmente si sta avvicinando molto al Giro d'Italia uomini. Guarda, Riccardo lo sa, quando sono partito io 20 anni fa, come eravamo e cosa siamo diventati adesso, no? Ovviamente
dipende tutto da quello che hanno saputo fare le mie ragazze e quelle squadre che sono uscite dalla quarta marcia e hanno inserito la quinta, no? E il World Tour poi ha dato un'altra bella botta di crescita, ma e poi sono i risultati delle nostre ragazze italiane anche che stanno contando molto e portano bene a tutto il movimento, insomma. I risultati dell'Elisa Longoborghini e della Cavalli parlano da solo. Giano. Giuseppe, innanzitutto ti ringraziamo per il tuo intervento. Ascolta, noi con Amadori pochi minuti fa abbiamo analizzato un giro dove è stato anche un giro molto criticato per la durezza del percorso. Il tuo percorso come sarà invece? Duro, come sempre. Tanto le ragazze non hanno più niente da temere, sono alla pari dei maschi. Beh, adesso sto un po' scherzando. No, è un giro equilibrato, guarda. Noi partiremo in Sardegna con questo cronometro individuale di 4,7 km per dare la possibilità un po' a tutte le ragazze di rimanere attaccate alla classifica. Dopodiché le altre due tappe in Sardegna sono abbastanza, sì, ci sono dei piccoli mangia e bevi, ma roba per velociste. E comincia a farsi duro quando saremo su Cesena con la salita del Barbotto, insomma siamo un po' sul percorso della Nove Colli e lì ci saranno delle salite abbastanza impegnative, si darà già una scossona, una bella scossa alla classifica generale, lì già si capirà qualcosa di più preciso. E torneremo poi nella tappa da Carpi a Reggio Emilia a un biliardo adatta alle velociste e si comincia poi ancora un pochino sul duro quando saremo sulla Sarnico-Bergamo con la salita della Bergamo Alta e l'arrivo direttamente su Bergamo, ma più che mai la settima tappa da Prevalle al Passo Maniva e lì sarà l'arrivo proprio in salita con un bel arrivo impegnativo in Trentino. In Trentino abbiamo le due tappe, io direi che la nona tappa è la tappa regina con la Cima Coppi che si dovrà disputare in quella tappa e quindi lì già la classifica sarà ben delineata. E bellissima tappa turistica quella che partirà da Bonaterme per arrivare a Prato Valle di Padova attraverso tutti i Colli Eugani, quindi un giro ben strutturato, ben fatto, come sempre ci siamo avvalsi anche della capacità di esprimere, per quanto sono le capacità delle ragazze, del tecnico delle donne, oggi è Paolo Sangalli, e quindi abbiamo chiesto consigli, quindi anche a livello di federazione i tecnici. È un giro che a me personalmente piace molto. Le ragazze, ho trovato qualche ragazzo adesso ai campionati italiani su a cronometro in Friuli e molte stavano puntando proprio sulla tappa di Cesena, quindi mi sembra che le ragazze già non mi hanno fatto delle considerazioni cattive. Allora Giuseppe, noi nel salutarti ti diciamo questo, che noi seguiremo con molta molta attenzione questa edizione del Giro d'Italia Donne e soprattutto lo commenteremo dopo il giro con te in studio, perché so che sarai in vacanza qui a Silvi Marina, quindi con te in studio lo faremo insieme, va bene? Lo sai Rambo che la mia seconda casa è lì, però volevo dirti che nelle iscritte abbiamo anche la Realini Gaia, certo, molto forte, che l'anno scorso ha fatto un bellissimo giro, adesso la rivedremo quest'anno e vedremo un po'. Volevo dirvi l'ultima cosa, che abbiamo tutte le più forti atlete al mondo, dalla Amélie Van Vleuten, il Longo Borghini, la Marianne Vos, insomma tutte
a tutte piace il nostro piccolo gioiello italiano. A chi è che non piace? Grazie a Giuseppe Rivolta, in bocca al lupo. Grazie a tutti voi, ciao Magro. Ciao Beppe, ti vengo a trovare a Bergamo. Ah, pensavo ciao, a Cagliari. Ma fatti sbagli anche te. Ci vediamo a Bergamo, ciao a tutti. Va bene, grazie a Giuseppe Rivolta, ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao ragazzi, io domani vado al mare, se, cioè, sono già... Noi no. Sono già vestito. Comunque grazie, è stata una bella trasmissione. Faccio complimenti ancora a Moreno. Moreno, la mia era una domanda, chiaramente l'hai capita, di provocazione, però penso che è chiaro che gli esempi come il tuo ci sono in Italia, però ce ne devono essere di più, secondo me. Ecco perché ho detto alla federazione non dare riconoscimenti, perché riconoscimenti, le medaglie non servono a niente, ma fare come per esempio se l'Abruzzo, mi dici ci sono altre società come la tua che operano in questa maniera, dovrebbero essere portate da esempio anche negli altri comitati, nelle altre regioni. Questo è il vero padre di famiglia o mamma di famiglia, come vuoi, che dovrebbe essere la federazione. Questa è una critica che faccio al mio amico Cordiano Dagnoni, che secondo me si è un po' arenato in quest'ultimo periodo, e bisogna cercare di portare avanti il discorso sui giovani, perché il vero problema è lì. Non ci stiamo a fasciare la testa perché ci manca la World Tour. La World Tour, ragazzi, la fortuna in Italia, col sistema fiscale che abbiamo, a meno che non si svegli il governo e ci dica ok, va bene, facciamo una World Tour che si chiama Roma Capitale, allora a quel punto lì dici allora si può anche pensare di fare una World Tour, altrimenti la vedo difficile. Cerchiamo di spingere invece nella direzione giusta con le cose belle che stai facendo, Moreno, per i bambini. Grazie ragazzi, scusate se sono stato un po' lì. Volevamo sottolinearti che da oggi è partito il 34esima edizione del meeting nazionale per società di giovanissimi, quindi manifestazione di ciclismo di base che veramente è un fiore all'occhiello di questa federazione, che speriamo che portino avanti per tanti anni, perché è la base che ci interessa, è la base dove bisogna ripartire. Assolutamente. Quindi ti salutiamo Riccardo e ci sentiamo giovedì prossimo. Assolutamente, ciao Riccardo. Ciao ragazzi. A proposito, prima che stacchi vi faccio fare una risata, perché giustamente mettiamo la larga. Mettiamo un po' la totale e guardate un po' invece inquadratura su Moreno. Siccome abbiamo il green screen, chiaramente la sua maglia buca e diventa nera. E quindi tua moglie ha detto: ma sei sicuro che sei arrivato in trasmissione? Bravo. È perché il green screen, vediamo un po', è più, praticamente dello stesso colore. Adesso è nera, ma se mettiamo il primo piano, Karim, lo vediamo, gli diamo questa notizia, è arrivato, sta qui, è al sicuro, non c'è problema. Ti saluta Mattia, altrimenti. Grazie, un salutone. Grazie Riccardo, ciao, a giovedì prossimo. Ragazzi, saremo alla vigilia della partenza. Alla vigilia da Copenaghen. Esatto. Ciao Riccardo, un abbraccio, tra 7 giorni. Grazie per essere stato con noi anche Riccardo. Questa sera non abbiamo tempo di far vedere un giro molto molto bello che ha fatto Moreno di Labbio, ma ve lo proponiamo prossima settimana e anche sul nostro palinsesto, ma stasera altrimenti non abbiamo tempo di ultimare gli argomenti. E allora saluto, lo ritrovo stasera in collegamento, Alessio Di Toro. Ciao Alessio! Ciao, buonasera a voi in studio. Ciao Moreno. Ben ritrovato. Grazie. Tu non hai green screen, la maglia è blu, non c'è niente da bucare. Sono maglietta del Memorial. Maglietta del Memorial, esatto. Mentre vediamo le immagini, ci dici com'è andata? Come dice il detto, stanchi ma felici. È andata molto bene, grandissima l'emozione, grande la soddisfazione, ma soprattutto, questo credo che Moreno converrà con me, la soddisfazione di poter far gareggiare questi ragazzi sulle nostre strade e nel nostro territorio. Questa è stata l'emozione più grande in assoluto. Vedere gli atleti che percorrevano le strade dove mio padre si allenava da ragazzo è stata una gioia immensa, un tuffo al cuore. Quindi assolutamente tutto positivo.
Confermi Moreno? Sì, sì, veramente è stato un bel percorso, anche abbastanza duro, quindi però non ci lamentiamo perché iniziamo a parlare di percorsi duri per far crescere anche un ragazzo, quindi non tutte le domeniche, però ogni tanto qualche percorso duretto non fa male. Faccio i complimenti, faccio avere complimenti agli organizzatori di questa gara, sia a lui che a Domenico Fantini. E poi propongo anche, dico in diretta, il prossimo anno vorrei un abbinamento con un'altra categoria, visto che sicuramente rifarete la gara, quindi magari abbinarci anche una categoria esordienti oppure juniores, non sarebbe male. Ecco, che la risposta è live. Una giornata della bicicletta, mattina gli allievi, pomeriggio juniores. Ci proviamo, sì, come dicevo l'ultima volta in trasmissione, è un circuito che può ospitare anche categorie più grandi, più importanti, quindi stiamo già pensando per il prossimo anno di andare in questa direzione, sì. Che cosa a distanza di qualche giorno, Alessio, vi rimane dell'organizzazione e soprattutto dalla disputa di questa gara? Poi diamo anche l'ordine d'arrivo, c'è anche un nuovo campione regionale che è Matteo Tullio della Pedale Teatro. A me personalmente l'emozione, perché mi tocca profondamente da vicino il motivo di questa gara, per ricordare appunto mio padre come il papà di Domenico Fantini, quindi per come la sto vivendo io è più una chiave emotiva. Sicuramente è stato così, di impatto molto positivo anche per tutte le persone che sono venute a vederci. E anche perché il circuito era molto grande, molto, molto interessante, quindi si vedeva proprio l'emozione delle persone in diversi punti del tracciato, che aspettavano veramente con grande entusiasmo l'arrivo dei corridori. E in questi giorni successivi alla manifestazione tanti mi hanno scritto, mi hanno chiamato facendoci i complimenti, quindi credo che lascia un'immagine, anzi sono sicuro che lascia un'immagine positiva, e questo ci dà la forza di andare avanti, ecco, e quindi di mettere già in cantiere le nuove idee, le prossime novità. Invece io a Moreno approfittavo del discorso emotivo di Alessio, tu sei un corridore frentano, quindi hai conosciuto proprio molto molto da vicino questi due grandi dirigenti dello sport ciclistico abruzzese, Mario Di Torre e Giuseppe Fantini, un ricordo di questi due grandi personaggi? Guarda, io sì, li ho conosciuti, devo dire che mi sono stati veramente molto vicini, quindi nelle categorie giovanili conoscevo Di Toro di nome, come per le imprese comunque che ha fatto, è stato un professionista, e anche Fantini. Poi si sono avvicinati a me, che mi hanno anche seguito nella crescita, e poi sono stati loro che sono stati anche fieri di quello che ho fatto nel futuro, ma sono stato sempre legato ad entrambi e poi ai figli. Alessio, vengo da te e ti faccio una domanda che poi è un gancio per una considerazione che dobbiamo fare poi all'Atere, perché in realtà a livello di organizzazione sappiamo quanti problemi, ostacoli, quante difficoltà si hanno, poi perché quello che si vede è frutto di un lavoro che non si vede, che però spesso è davvero difficoltoso. Sì, sì. Sì, ti confermo questo, Jacopo. Il lavoro che abbiamo portato avanti io e Domenico è un lavoro che è partito da quest'inverno, quindi parliamo di mesi. E durante la manifestazione c'è stato un momento in cui io e lui ci siamo messi in un angolo a osservare tutta la concretizzazione di quello che avevamo in mente nei mesi passati, ed è stata una soddisfazione unica, davvero ne parlo con tanta emozione, porto ancora la maglietta del Memorial proprio perché non riesco a separarmene, è una cosa indescrivibile. Quindi sì, è stato un lavoro duro per affrontare diverse questioni, da quelle economiche a quelle sì poi organizzative, pratiche, tutto quello poi che concerne portare avanti e a conclusione una manifestazione di questo tipo, ancor più che poi era un campionato regionale e la prova poi conclusiva del trittico della Val di Sangro, certo. Quindi aveva anche un'importanza diversa e più consistente rispetto
alla prima edizione dello scorso anno. Oh, fatemi dare l'ordine d'arrivo, ricordandovi che Matteo Tullio della Pedale Teate ha conquistato il titolo di campione regionale. Primo posto per Mattia Proietti Gagliardoni dell'ASD Foligno, secondo posto per Federico Morresi. Peraltro, quando vedremo anche l'arrivo, vedremo un arrivo stile, non so, com'è, tipo Sagan, tipo Van der Poel, che prende la bicicletta e la alza e la porta al traguardo. Secondo posto, come detto, per Federico Morresi. Terzo posto per Gianmarco Pinton, quarto per Andrea Masciulli, quinto posto per Giacomo Serangeli, sesto per Dario Cammisa, settimo posto per Luca Di Lupidio, ottavo posto per Luca Attolini, nono posto per Carlo Cerquetella, decimo posto per Mattia Persiani. A proposito di Matteo Tullio della Pedale Teate, stavi dicendo, Moreno, un profilo di ragazzo molto molto interessante. Sì, sì, lo conosco bene, perché conosco, sono molto vicino alla Pedale Teate, siamo amici, quindi un ragazzo che conosco bene, so come sta crescendo, devo dire che ha delle ottime qualità. Purtroppo domenica è stato anche protagonista della gara, solo che ha avuto problemi di crampi e ha perso l'attimo decisivo, altrimenti penso che avrebbe fatto anche meglio. A me sono mancati un po' meno i miei ragazzi, però è stata una giornata che non ha visto protagonisti gli abruzzesi. Però in effetti, Moreno, te lo volevo quasi succede, dire, nei primi dieci non c'è un abruzzese, mi dispiace. È successo che quando sono andato nelle Marche e ho vinto la gara con mio allievo, nei primi cinque eravamo quattro abruzzesi, sì. Diciamo che sono giornate che capitano. Poi quando c'è in palio questo titolo regionale, a volte c'è un marcamento un po' stretto tra i migliori ragazzi di categoria. Ma sì, un po' sì, e magari va via la corsa. Ah sì, diciamo che un po' sono mancate le gambe, un po' si sono controllate, perché all'ultimo giro i tre abruzzesi che pretendenti alla maglia, i 3-4 abruzzesi, erano tutti insieme nel secondo gruppo, quindi a parte Matteo che aveva provato e poi ha avuto problemi, ecco, vediamo la volata del secondo gruppetto, e qui abbiamo i due abruzzesi e poi il mio terzo poco più dietro. Intanto Alessio, giusto per concludere, siccome l'abbiamo visto anche per l'organizzazione e siccome insomma sono amici anche di questa trasmissione, io penso che un ringraziamento alla SD Guarenna, la famiglia Rossetti, ho visto sul palco, che vi hanno dato una mano nella logistica. Sì, una grandissima mano, e l'avevo anche già citati la scorsa volta da voi in trasmissione. Veramente hanno portato avanti anche loro con me e Domenico in questi mesi, con grandissimo impegno e tutto quello insomma che volevamo andare a fare, eseguire. E quindi veramente li ringrazio e non mi stancherò mai di ringraziarli, sono veramente dei ragazzi straordinari, quindi sì. Karim mi sa che ha messo a posto la foto di prima, così la facciamo vedere, forse a proporzione vera. Me la fai vedere? Eccola qua. Oggi mi divertivo. Con Maria Franca, prima gliel'avevamo fatta vedere, eravate più larghi che lunghi, ma era sproporzionato rispetto per il sedicino nel televisore, adesso è in proporzione. Grazie. Ci mancherebbe. Luciano, facciamo vedere la locandina prima di andare ai prossimi appuntamenti, perché sono le 22:41 e quindi siamo praticamente in chiusura. Una locandina: a Villetta Barrera in programma il Giro del Parco, eppure è arrivata questa comunicazione. Siamo veramente spiacenti di comunicare che a seguito dell'odierno Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza tenuto online con la Prefettura dell'Aquila, non ravvisiamo i presupposti per condurre a termine l'organizzazione della nostra manifestazione. Dopo 6 edizioni felicemente condotte a termine con soddisfazione dei partecipanti, dell'amministrazione di Villetta Barrera e delle altre autorità preposte, sembrano cambiati alcuni scenari che non rendono possibile questo cammino che abbiamo condiviso, scrivono Nico e Simone. Visto che abbiamo parlato di, insomma, delle difficoltà che sì, si hanno. Questa è una notizia che è arrivata nelle ultime ore, una manifestazione amatoriale di oltre 1000 partenti. Appunto a Villetta Barrea, in un centro all'interno del nostro Abruzzo, era un evento
anche promozionali di certi territori, nell'ultimo momento la questura, il questore ha bloccato questo evento, purtroppo la prefettura. E quindi ancora una volta questo sport viene un po' penalizzato da situazioni che ci lasciano un po' sconcertati. A volte si fa tanto per promuovere l'Abruzzo, per promuovere i territori, per promuovere manifestazioni, e sappiamo tutti quanto sforzo c'è a portare avanti eventi sportivi come questi. Questo era un evento veramente interessantissimo, perché era un evento ricreativo, tra l'altro, perché manifestazioni del genere non c'è, quell'agonismo, non c'era agonismo esasperato. E nelle ultime ore è stata bloccata appunto dalla questura, non lo so, dal prefetto. Quindi ci dispiace molto, perché sforzi organizzativi vanno anche rispettati, ancora prima di prendere decisioni così severe. Dovrebbero fare dei tavoli tecnici, confrontarsi, perché annullare un evento così a pochissime ore dall'evento mette in crisi un'organizzazione, perché dietro un'organizzazione tu in questo momento devi bloccare magari 200 persone delle forze dell'ordine, i pacchi gara, cioè c'è un investimento che viene bloccato dalla sera alla mattina. Ci sono dei costi che vanno, quindi ci dispiace per gli organizzatori del Giro del Parco. Speriamo che questa situazione possa essere chiarita non solo con le istituzioni, ma soprattutto ci siano anche i dirigenti di questo sport, sia regionali ma soprattutto nazionali, perché queste cose succedono spesso nel nostro sport. E mi auguro che vengano chiariti nel breve tempo possibile. Assolutamente sì. Andiamo a vedere i prossimi appuntamenti sul sito della Federciclismo. Ecco qua, io mi avvicino, perché altrimenti non leggo niente. E mi sa che dobbiamo salire in alto. Ecco, 25 giugno, trofeo Groupama per i giovanissimi, 26 giro nel parco, ma come abbiamo visto è stata rinviata. Poi il 26 giugno sempre giro nel parco, niente. Gran fondo del Morrone della Maiella, Santa Eufemia a Maiella, sempre il 26, il 26 per gli allievi a San Buceto Primo Memorial. Cesare Pantalone, questi gli appuntamenti, noi siamo in chiusura. Io ringrazio ovviamente Alessio Di Toro. Ciao Alessio, grazie. Grazie mille a voi, ci vediamo il prossimo anno. Assolutamente, buona serata. Assolutamente, un abbraccio a te, un abbraccio anche a Domenico Fantini, che insomma fa parte dell'organizzazione. L'altra volta era dietro le quinte, adesso immagino non sia dietro le quinte, ma lo salutiamo ugualmente. Grazie davvero a Moreno Di Biase, grazie Moreno per essere stato con noi, per averci fatto conoscere un altro dei tanti aspetti della tua missione, posso chiamare così, della tua missione. Grazie a voi che mi date questa possibilità. Ci mancherebbe altro. Grazie Luciano, noi ci vediamo giovedì prossimo. Giovedì prossimo. Buonasera a tutti. Quando tornerà con noi anche Maurizio da qui, ma io ne approfitto per ringraziare Karim Finotti, straordinario, perfetto. Questa sera la trasmissione non è di quelle semplici. Chi entra nell'alveo di Velo sa che soprattutto il conduttore è uno un po' appiccicoso, che vuole determinate cose in un determinato momento. Bravo, promosso a pienissimi voti. Grazie a voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo tra 7 giorni, sempre alle 21, su TV6, canale 13 del Digitale Terrestre. Buonanotte.